Musoni, la sua arte nel suo tempo, a cura di Andrea Bambace. Terza trasmissione, il grande virtuoso della tastiera. All'inizio di questa serie di trasmissioni dedicate a Ferruccio Busoni, nel tracciare una biografia del musicista, abbiamo delineato, con l'aiuto degli scritti che il grande artista ci ha lasciato in quantità, gli anni giovanili e naturalmente la formazione musicale di Ferruccio Busoni, fino ad arrivare all'incirca ai suoi 18-19 anni. Dopo l'esperienza viennese, che aveva visto Ferruccio Busoni impegnato nella duplice veste di attivissimo concertista e di attento osservatore dell'evolversi del gusto e della fenomenologia musicale in quella Vienna che deve considerarsi uno dei centri catalizzatori delle più significative esperienze culturali e quindi anche musicali del finire del secolo scorso, dopo questa esperienza viennese, dicevamo, il poco meno che ventenne compositore e pianista decide di ritirarsi per un periodo a Trieste, la città del quale era originario per parte di madre, in seguito a una serie di tiepide accoglienze ricevute in sede della più qualificata critica del tempo dopo alcuni concerti tenuti da lui a Vienna e in Germania nel 1885. Qui egli continua la collaborazione già precedentemente avviata con il quotidiano L'Indipendente. Si firma con lo pseudonimo Bruno Fioresucci, che è l'anagramma del suo nome e cognome, ma non esita a svelare pubblicamente la sua vera identità di pubblicista in occasione di una polemica sorta con un anonimo collaboratore musicale di un altro giornale di Trieste, l'Osservatore Triestino. Uno di questi articoli contiene, fra l'altro, una severa considerazione negativa sui critici musicali viennesi, quegli stessi critici, probabilmente, che in quegli anni avevano, o gli avrebbero dato di lì a poco, qualche dispiacere. I critici dovrebbero ringraziare il cielo, poiché senza arte essi non avrebbero pane. L'arte, al contrario, potrebbe assai bene esistere, e forse avrebbe vita migliore, senza di loro. I poveri artisti si affaticano a più non posso, ed i signori critici cercano di guadagnarsi il più facilmente possibile il loro altissimo onorario mensile. Dovette essere questo un periodo di sofferta riflessione, dal momento che le delusioni recentemente riportate altro non erano per Ferruccio Busoni che il risultato di quella caotica, randagia e avventurosa vita concertistica dal ritmo incessante e dall'organizzazione non sempre ben calcolata, che obbediva al disegno messo in atto dall'ambiziosissimo padre Ferdinando Busoni, che oltre a mietere glorie dalle esibizioni concertistiche del figlio raccoglieva anche tutti i proventi dei concerti, materializzando quindi assai bene la spiritualità di quella sua funzione di padre dell'enfant prodige. Questo momento della vita di Ferruccio Busoni, che va grosso modo dal 1884 al 1886, è anche quello in cui si gettano le basi di un conflitto interiore che si ritroverà permanentemente nella vita dell'artista di Empoli. Se cioè fosse legittimo che la fama fin lì conquistata come pianista esecutore e che di lì a pochi anni sarebbe stata confermata e consacrata per sempre da una serie di luminosissimi successi internazionali, dovesse offuscare, quando non coprire addirittura, le ambizioni coltivate da Busoni nel campo della composizione. In Busoni le due attività verranno sentite sempre come assolutamente indispensabili entrambi, e stando ai suoi scritti e alle sue lettere, egli avrebbe desiderato ardentemente di essere considerato almeno nello stesso modo, se non di più, come compositore che come interprete. Già abbiamo avuto modo di dire dell'enorme mole di composizioni, sia esercitazioni di scarso valore artistico, sia anche pagine ancora oggi considerate assai valide, che Ferruccio Busoni andava collezionando fino dai tempi della sua fanciullezza e che rispecchiavano prevalentemente la grande passione e la diretta conoscenza assai approfondita dei testi di Bach e del contrappunto, scienze musicali maturate da Busoni fin dalla più tenera età. Questo non accettato destino che vede Busoni essere osannato per le sue interpretazioni e non abbastanza considerato invece per le sue creazioni musicali, perseguiterà sempre Busoni, accomunandolo ad un altro grandissimo musicista, Gustav Mahler, che in vita fu conosciuto e stimato quasi unicamente per la sua attività di direttore d'orchestra. Nei riguardi di Mahler, tuttavia, a differenza di quanto si sia fatto ancora oggi per Busoni, è in atto ormai da molti anni una giusta rivalutazione tesa a porre nella giusta luce la figura del grandissimo liderista e sinfonista. Ascoltiamo adesso uno degli inserti musicali che noi chiamiamo di antiquariato,
che corredano solitamente questa trasmissione. Si tratta di un documento sonoro più unico che raro, risalente al 1905. Gustav Mahler, al pianoforte, esegue le note di una sua composizione, tratta dai Lieder eines fahrenden Gesellen, ed esattamente il secondo Lied, Ging heute Morgen übers Feld, che Mahler inserì anche come tema principale nel primo tempo della sua prima sinfonia. Ricordiamo che anche questa preziosissima testimonianza sonora è frutto di un riversamento effettuato su disco dai rulli della casa musicale Velte Mignon, e naturalmente la qualità di questa incisione non può essere paragonabile a quella delle normali attuali incisioni. Ritornando alla figura di Ferruccio Busoni, troviamo che sul finire degli anni Ottanta egli avanzava le prime richieste di essere eseguito e notato come compositore e si scontrava anche con qualche deciso rifiuto e con difficoltà di ogni tipo. Durante un periodo trascorso a Lipsia, intorno al 1886, troviamo addirittura Ferruccio Busoni impegnato a prestare la sua opera di collaboratore presso editori musicali di grande fama quali Peters e Breitkopf. Una collaborazione che tuttavia prendeva il via dal compito affidato a Busoni di ridurre per pianoforte arie d'opera lirica o da quello di creare le cosiddette fantasie sul tipo delle improvvisazioni, come allora si usava fare sui popolari motivi operistici, secondo quindi una moda che aveva illustri padrini in personaggi del valore di un Franz Liszt. Ascoltiamo adesso il secondo inserto musicale di oggi. Ferruccio Busoni esegue nel 1905 una di queste fantasie di Franz Liszt sui temi di Ludwig van Beethoven, che recano il titolo Le rovine d'Atene. Data l'eccessiva durata di questa incisione, ascolteremo solo un frammento, la parte finale, che esamina e sviluppa alcuni temi beethoveniani più noti. Thank you.
quasi a compensare le difficoltà incontrate come compositore, comincia a crescere, in misura raramente riscontrata prima, il successo di Ferruccio Busoni come virtuoso della tastiera. Nel 1888 Ferruccio Busoni ottiene la cattedra di insegnante di pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Helsingfors, la città che attualmente conosciamo col nome di Helsinki, in Finlandia. A fare avere a Busoni questo incarico didattico furono l'influenza e l'interessamento di Hugo Riemann, grande musicologo e didatta tedesco considerato come l'iniziatore della moderna scienza musicologica. A 22 anni, dunque, Busoni era già titolare di una importantissima cattedra e poteva dirsi autonomo dal punto di vista finanziario, anche se appena l'anno precedente, dietro le pressanti sollecitazioni esercitate su di lui ancora una volta dal petulante padre, Ferruccio Busoni aveva ripreso a dare concerti. E proprio in questa occasione Ferruccio Busoni sembra deviare dall'itinerario interpretativo che lo aveva portato ad affrontare e a proporre importantissime opere di Bach, di Mozart e di Beethoven, per indirizzare le sue scelte ad una compiacente concessione ai gusti del pubblico di quel tempo, ad un adeguamento alle scelte culturali più in voga, così come erano state conformate da pianisti come Franz Liszt, Thalberg, Anton Rubinstein e dai loro molti allievi, nonché dai loro imitatori. Il 1890 fu un anno importantissimo per Ferruccio Busoni. Il 27 settembre sposò la figlia di un noto scultore finlandese conosciuta ad Helsinki nel periodo di insegnamento. Gerda Sjöstrand, questo è il nome della moglie, dovette dimostrarsi una compagna ideale per Ferruccio Busoni, che da quella convivenza trasse nuovi ed entusiastici stimoli e che nel corso di tutta la sua esistenza indirizzò alla moglie una costante e appassionata corrispondenza dalle innumerevoli località del mondo in cui si esibiva. A questa ricchissima corrispondenza, naturalmente, Ferruccio Busoni affida i suoi più personali stati d'animo, ma in essa registra anche impressioni, ricordi, osservazioni sui fatti accaduti e sulle personalità incontrate nei suoi frequenti viaggi. Un libro, intitolato Lettere alla moglie, edito da Ricordi, raccoglie tutto questo materiale epistolare nel quale sono contenute non poche pagine assai preziose per una migliore comprensione della figura artistica di Ferruccio Busoni. Sempre nel 1890 il musicista raccoglie un successo assai gratificante, questa volta non come interprete ma come compositore. Aveva infatti partecipato in Russia ad un importante concorso di composizione che recava il nome di quel Rubinstein che qualche anno prima egli aveva conosciuto a Vienna. Il curioso è osservare che Busoni partecipò alla competizione musicale nella doppia veste di interprete e di compositore. Come autore fu indicato vincitore assoluto per aver scritto un brano intitolato Concertstück, pezzo da concerto, per pianoforte e orchestra. Come pianista suonò un preludio e fuga di Bach, una sonata di Beethoven, uno studio di Liszt, qualcosa di Mozart, di Chopin e di Schumann, ma non riuscì a imporsi. Gli fu preferito un certo pianista di nome Dubasov, allievo del conservatorio di San Petersburg, dove il concorso si svolgeva. Sembra, a quanto riferì moltissimi anni dopo Gerda Busoni ad un intervistatore, che questo Dubasov, qualche anno più tardi, dopo aver assistito ad un concerto di Busoni, andò da lui a baciargli le mani in senso di omaggio e quasi di scusa per essere stato giudicato in quell'occasione superiore a lui come pianista. In seguito a quel successo che lo aveva visto spingersi fino in Russia, riportando comunque un duplice grande riconoscimento, Ferruccio Busoni accettò l'incarico di insegnante di pianoforte presso il Conservatorio di Mosca, un incarico che tenne però per breve tempo, poco meno di un anno. Pare che l'ambiente musicale moscovita, fedele alle illustri figure di insegnanti del posto, gli fosse un po' ostile, e comunque da questa esperienza fatta in Russia, Busoni ricavò meno soddisfazioni morali e materiali di quante ne aspettava. Fu così che, utilizzando consigli che gli provenivano dalla casa costruttrice di pianoforte Steinway e dal suo agente di Berlino Hermann Wolf, egli decise di trasferirsi in America, precisamente al Conservatorio New England di Boston. Lo stipendio triplicato e condizioni di vita più agevoli non riuscirono tuttavia a tenere fermo Busoni per troppo tempo in America, e così nel giro di appena 2 anni sfumò anche questo suo terzo impegno didattico, al quale tuttavia egli aveva intercalato un grande giro di concerti in qualità di virtuoso per tutta l'America. Il cosiddetto virtuosismo che doveva imporre l'immagine di Ferruccio Busoni come pianista in America, come del resto in tutta l'Europa, aveva il molteplice vantaggio di guadagnare al pianista italiano immediata fama, permettergli una vita molto agiata dal punto di vista economico
e corrispondere a quella che era stata la riflessione che aveva caratterizzato il passaggio dal periodo degli anni giovanili a questi anni di conferme artistiche. In Busoni si era sviluppato, sulla scorta delle sue esperienze positive e negative fin qui maturate, il concetto della grandiosità e della magniloquenza cui doveva essere impostata l'interpretazione musicale. Lo si può notare sia dalla composizione dei programmi di questo periodo, in cui prevale la presentazione di grandi pezzi romantici e di roboanti trascrizioni o fantasie sul tipo dell'improvvisazione, sia direttamente dall'ascolto di questa testimonianza che proporremo all'ascolto fra breve. Qui Busoni esegue la seconda polacca in Mi maggiore di Franz Liszt, un brano che egli aveva eseguito per la prima volta a Helsinki nel 1890. È un esempio tipico della grandiosità di cui parlavamo prima. Ci sono tutte le componenti del linguaggio pianistico romantico: ritmo epico, melodie narrative ed immediato effetto, mezzi tecnici trascendentali. Tutti elementi che l'esecuzione di Busoni che stiamo per ascoltare non solo valorizza, ma ingigantisce, conferendo alla preziosa interpretazione un valore emblematico di quello che doveva essere in quei tempi l'estetica interpretativa pianistica. Nel finale del pezzo, chi conosce bene il testo originale avrà modo di notare una vistosa alterazione delle note volute da Liszt, corrispondente al vezzo evidentemente in voga ai tempi di Busoni, di adattare alla propria volontà, almeno in certi casi, perfino la volontà stessa del compositore. L'America, dopo aver ascoltato da Ferruccio Busoni esecuzioni del tipo di quella che stiamo per mettere in onda, decretò grandi successi al pianista italiano, grandi, ma non abbastanza da trattenere Busoni in America. Nel 1893 Ferruccio Busoni ritorna in Europa e si stabilisce a Berlino, città che aveva sempre esercitato una grande attrattiva su di lui per la particolare ricchezza della vita artistica offerta. Berlino, da questo momento e fino alla sua morte, sarà per Ferruccio Busoni la sua residenza stabile e la città da cui, volta per volta, egli si muoverà per le sue tournée concertistiche europee e statunitensi. Thank you.
Per il ciclo Ferruccio Busoni, la sua arte nel suo tempo, a cura di Andrea Bambace, avete ascoltato la terza trasmissione, Il grande virtuoso della tastiera.